Strade e piazze di Napoli si aprono ai giovani artisti, italiani e stranieri. L'assessorato alle attività produttive ha emanato il bando pubblico per i corner giovani artisti, ovvero 330 posteggi in 40 aree diverse della città, in tutte e 10 le municipalità, dal centro storico alle periferie, messi a disposizione di giovani dai 18 anni in su, che potranno esporre e vendere prodotti frutto del loro ingegno a carattere creativo, non seriali e non alimentari. Un bando che ha come unico, diciamo, titolo di merito l'essere giovani. Una volta tanto essere giovani è un titolo di merito vero, non si parla soltanto di retoricamente di giovani, e giovani che però producono delle cose, cioè sanno fare, gli orari saranno compatibili con lo studio, quindi noi immaginiamo che questa sia un'ottima opportunità per ragazzi italiani e stranieri che vogliono vivere, lavorare, studiare e crescere in questa città. Saranno produzioni artigianali dunque, da realizzare sul posto e personalmente, ognuna con una connotazione artistica personale. Il bando è unico per tutte le aree disponibili, rimarrà aperto fino al 21 agosto ed è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli all'indirizzo in sovraimpressione. Per partecipare inoltre non è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio. Tutte caratteristiche che rispondono all'idea centrale del progetto, trasformare gli hobby dei ragazzi più giovani in un lavoro vero e proprio. Ovviamente è un'attività non professionale che sarà fatta per un numero di anni breve, del resto crescendo si esce fuori da questa situazione di favore che diamo per i giovani e si farà spazio ad altri ragazzi che nei prossimi bandi potranno entrare e che adesso non hanno ancora 18 anni. Questo però è anche un modo per invogliare le persone a recuperare la manualità, cioè capire che saper fare, produrre degli oggetti diversi dagli altri con l'ingegno, con la fantasia, è qualcosa che premia. E magari potranno nel tempo diventare dei veri artigiani, dei professionisti e quindi aprirsi magari una loro bottega e quel bancarello per strada è stato magari soltanto l'inizio.